disagi persistono in tutta Italia e la Sicilia è una delle regioni in cui si sta meglio. Se poi vogliamo essere nemici di noi stessi, facciamolo pure. Siamo in attesa di conoscere quale sarà la natura del provvedimento del governo, almeno nei dettagli. Noi siamo d'accordo sul fatto che non bisogna abbassare la guardia in questo momento, il calo di tensione determinerebbe inesorabilmente un passo indietro. Se questo avverrà nelle giornate delle festività pasquali, potremo immaginare subito dopo una graduale ma inarrestabile riapertura. Noi abbiamo un leggero aumento di contagi, abbiamo registrato negli ultimi 3 giorni, ma se penso ai numeri di 2 mesi fa, quando si arrivava a 2.000 contagi al giorno, mi viene da pensare che ci sia stata e continui ad esserci una condotta collettiva improntata alla responsabilità. Vediamo quello che deciderà il governo nazionale, la misura credo sarà omogenea in tutta Italia. Noi siamo zona gialla e lo siamo ampiamente come zona gialla, assolutamente sereni e tranquilli sul fatto di avere proceduto con tutto quello che potevamo avere a disposizione. Appena arriveranno le dosi necessarie, con i punti hub che abbiamo predisposto nelle 9 città capoluogo, saremo in condizione di poter vaccinare anche 20.000 persone al giorno. Il personale è già mobilitato, le strutture sono già organizzate, quindi sono convinto che manchi adesso soltanto per la disponibilità delle fiale, e le notizie che arrivano da Roma o da Bruxelles in questo momento non sembrano essere incoraggianti.